Questa moneta ci controllerà per le prossime 100 ore, che sono più di 4 giorni, ragazzi. Deciderà dove andremo, cosa mangeremo, dove dormiremo, qualsiasi cosa. Direi di fargli fare la prima scelta. Se esce testa, andiamo verso nord. Se esce croce, andiamo verso sud. Facciamo che croce è la parte della bussola, perché c'è tipo una croce. Momento della verità. Sud! Attenzione! Sud. Ok, andiamo in macchina e andiamo verso sud. Ok, adesso stiamo andando verso sud. Però quanto verso sud? Testa, usciamo alla prossima uscita autostradale. Croce, tiriamo dritto. Non so lanciare le monete io. Testa. Usciamo alla prossima sì, uscita. Sì, usciamo. Ok. Nogarole Rocca. Dov'è Nogarole Rocca? Che cacchio di posto è? Finora non mi sembra una metropoli. Oh, qua sembra allora, che inizi il paese. Qua c'è scritto centro. Ed eccoci qua. A Nogarole Rocca, grande comune d'Italia, uno dei borghi più belli d'Italia. La moneta sceglie se la visitiamo oppure rientriamo in autostrada. Ah, dobbiamo visitare. Visitiamo Nogarole Rocca. Dai. Quali sono le curiosità più assurde di Nogarole Rocca? Nogarole Rocca non è famoso per particolari curiosità assurde, ma certamente una storia interessante. Nogarole Rocca è noto per il suo castello. Andiamo. Dov'è il castello? A vedere il castello. Potremmo chiedere alla moneta se per andare al castello possiamo affidarci a Google Maps oppure se andiamo a intuito. Bussola, seguiamo Google Maps. L'altra faccia invece andiamo a casaccio. O meglio, ci affidiamo alle nostre abilità di orientamento. Abilità di orientamento! Ragazzi, arriveremo domani mattina. Ragioniamo. Se tu fossi un re, dove faresti un castello? Io farei su un colle, in una posizione in strategica. Alto, in alto. Il problema è che siamo nella pianura padana e qua non c'è nulla. Pazzesco, quella è la casa più a tema di Nogarole Rocca. Ma che roba? Poi soprattutto cioè, mancano 2 giorni ad Halloween. Forse dal municipio ci sono tipo delle indicazioni per il castello. Nel simbolo della città forse c'è il castello. Sembra un video di caccia al tesoro. Beh, praticamente è un castello quadrato. Oh, è lì. Oddio, è vero. È quello. Eccolo. È quello. No, aspetta un attimo. In realtà non sembra un castello, eh. Forse ci siamo sbagliati. No, comunque è questo. Cioè, dai, è per forza questo il castello. Ah, Nogarole Rocca. Ma c'è la rocca. Questa è la rocca di Nogarole. Capito? Ah, non è un castello, è una rocca. Vediamo qua cosa c'è. Qua c'è la prigione. Ma che roba? Oddio. Bene, bellissima rocca. Comunque, probabilmente avrete notato che questa moneta è molto particolare e non è un caso. Infatti, signore e signori, è arrivato il momento di svelarvi il progetto segreto a cui stiamo lavorando da un sacco di tempo. Come saprete, ci siamo appassionati al mondo dell'escape room, degli enigmi, infatti abbiamo realizzato parecchi video in passato. E volevamo trovare un modo per rendervi partecipi anche a voi a questa cosa qui. Quindi, momento, rullo di tamburi, abbiamo realizzato un game book intitolato La moneta dei mondi. Vi anticipo già che non è un libro qualunque, infatti tratta di un'avventura stradivertente e interessante in cui io e David saremo i protagonisti e sarà proprio questa moneta a portarci a delle scoperte, a dei misteri in cui nessuno si era mai imbattuto prima. E sarà solo grazie al vostro aiuto che riusciremo a venirne a capo. Infatti durante il racconto dovrete armarvi di matita e di ingegno perché vi imbatterete in un sacco di enigmi, labirinti e tanto altro che vi faranno sbloccare dei contenuti esclusivi che io e David abbiamo realizzato apposta per il libro, inquadrando dei codici QR sparsi qua e là tra le pagine. Ma adesso la domanda fatidica: come fate ad avere questo libro? Ci sono 3 modi. Il primo è venire domenica 26 novembre al Mondadori Store in Piazza Duomo a Milano, perché qui faremo l'evento in anteprima di lancio del libro. Infatti io e Fred saremo lì e firmeremo le copie di tutti quanti quelli che si presenteranno col libro, che potrete prendere direttamente lì. Se per qualsiasi motivo non riuscirete ad esserci il 26 novembre a Milano, sappiate però che già da oggi il libro è disponibile in preordine su Amazon, quindi vi lasciamo sotto in descrizione un link per il preordine. Ma attenzione, dal 28 novembre il libro sarà disponibile in tutte le librerie d'Italia, ovunque, ovunque. Everywhere. Saremo come i funghi. Quindi se non sapete che regalo fare a Natale, sappiate che questa è un'ottima opzione. Beh, anche regalo in generale. Anche comunque. In generale. Comunque noi vi aspettiamo il 26 novembre in Piazza Duomo a Milano al Mondadori Store. Per sapere bene l'orario e tenervi aggiornati, mi raccomando, seguiteci su Instagram perché lì lo possiamo fare molto più velocemente. Adesso direi di scegliere cosa andare a fare per pranzo. No, ma poi ragazzi, ma cioè sono le 2:30. Ma cosa vuoi che ci sia alle 2:30 a Nogarole Rocca? C'è la fiera della polenta. Allora, cosa facciamo? Andiamo alla sagra o? McDonald's. No. Io voglio seguire la retta via della polenta. Quindi la bussola okay. È polenta, l'altro è McDonald's. Ti prego.
No! Vabbè. Vediamo dov'è il McDonald's più vicino. McDonald's Mantova. Ma siamo vicino a Mantova? Secondo voi se chiedo se c'è della polenta? Me la danno. Buonasera. Volevo chiedere, non è che per caso c'è della polenta? No, non ce l'abbiamo. No. Ok. Niente polenta, vabbè, ok. Grazie mille, gentilissimo. Grazie. Che panorama spettacolare. Sei guardate qua. Di questo. C'è 4 giorni. Cioè, dove finiremo? Allora, la domanda è: andiamo al centro di Mantova o andiamo nella zona industriale? La zona industriale. Zona industriale. Lo sapevo. Allora, adesso andremo a visitare la zona industriale di Mantova. Ma no, ragazzi, ma cos'è? Ma cosa visitiamo? Ma cosa vuoi? Ma dove siamo? Vecchio! Mi sto cagando addosso, ragazzi, comunque. Della paura? No, che paura. È uno stimolo potente. Qua non ci sarà un bagno neanche a pagarlo. Ah, Eleni! Parcheggio visitatori. Oh, ci sono anche visitatori. Ma cosa? Sei serio? Ma raga, ma secondo me non possiamo entrare qui dentro. Come no? Quanto scommettiamo che finiamo in galera per spionaggio industriale? Vecchio. Cos'era quel pito? Ma raga, dai, cerchiamo un bagno. Bella questa zona industriale. Sembriamo le persone più sospette del mondo. Ottima esplorazione. In tutto questo freddo non ha trovato dove cagare. No, infatti. Ok, risolviamo questa cosa. Dai, ma l'unico bagno che c'è, ha 2 stelle. Mica questa è una stella. Ovviamente anche in questo caso è stata la moneta a scegliere. Quindi ci siamo diretti verso il bagno a 2 stelle. Guarda la città come ci accoglie. Pronta a prendere quello che tu hai da lasciargli. E dopo poco finalmente lo avevamo raggiunto. È questo. Sembra un carro armato. No, non va. Ecco perché ha 2 stelle sto figlio di buona donna. Tutta la gente viene qua e poi rimane fregata. Andiamo a quello da 1 stella. Andiamo, muoviamoci. E dopo altri 10 minuti di macchina abbiamo scoperto che pure quel bagno era inutilizzabile. Ma la sfiga non finisce qui, perché tutto d'un tratto compare lui. Cosa fai, una ricerca? Un signore che a quanto pare era il massimo esperto dei bagni pubblici di Mantova e che si è messo a spiegarci bene nei dettagli il loro funzionamento. Tra una persona e l'altra in teoria hanno dei getti. E sapete com'è, poteva anche essere l'argomento più interessante del mondo, ma questo signore ha continuato a parlarci per decine di minuti e io non riuscivo più a tenerla. Quindi dopo averlo ringraziato per questo seminario gratuito sui cessi mantovani, siamo corsi in macchina e cercando su internet ho scoperto che... Cioè, ragazzi, è fuori di testa che non vada neanche un bagno pubblico. Ma io non volevo mollare, dico in tutti i sensi. Quindi la ricerca è continuata e dopo un ennesimo fallimento la situazione diventava sempre peggio. Sto continuando a scorreggiare. Cammino e sto continuando a fare... Oh raga, questo è l'ultimo bagno pubblico disponibile in tutta Mantova. Attenzione. Non ci credo. Ce l'ha fatta. Signori, ci è riuscito alla fine. Ce l'ha fatta. Ragazzi, noi stiamo girovagando ormai da tipo un paio d'ore. Praticamente sono le quasi 7, quindi è arrivata ora di cena anche. Allora, io qua vedo un ristorantino. Facciamo così. Bussola, ristorantino, spirale, kebabaro. Vai. Ristorantino. La moneta ci vuole trattare bene questa sera. Anche qui la moneta ha deciso il nostro destino. Infatti abbiamo ordinato la cena in base a dove puntava il nord della bussola. E una volta finiti i nostri pasti abbiamo chiesto alla moneta se quella notte potevamo alloggiare in un hotel con ottime recensioni o in uno con delle valutazioni terribili. E fortunatamente, dopo il mio solito lancio schifoso, è uscito l'hotel buono, che però non sapevamo fosse a Gualtieri, un paesino con pochissime migliaia di abitanti in mezzo al nulla, dove però a David è venuta in mente un'idea entusiasmante. È tardi, sono stanco, ma sarà la moneta a scegliere se possiamo riposarci oppure dobbiamo andare a fare un bel giro nel paese di... Dove siamo? Gualtieri. Gualtieri. Non abbiamo visto un'anima viva mentre venivamo qua a piedi. Spirale, vida loca. Bussola, riposiamoci. Dormiamo. Vida loca! Ragazzi, è arrivato il momento. No, vecchio, io c'ho zero voglia. La moneta vuole che facciamo festa. Vecchio. Vabbè, secondo me trovare una disco in realtà basta che ingrandisci le orecchie. Forse di là c'è dello sballo.
Non so perché abbiamo i walkie talkie, però sembrava interessante come cosa. Andiamo a chiedere alla gente: dov'è lo sballo in zona? Io andrei verso di là. Avevo sentito dello sballo verso di là. C'è l'edicola. Sballometro 10. Ma è giusto, guarda qua, c'è la musica. Sballometro 20. Raga, non c'è nessuno. Zero. Ma cos'è? Sballometro 120. Tutto di un tratto, però, la serata è diventata più movimentata. Grande, grande. Un ragazzo in moto ci aveva riconosciuti, solo che suonandoci col clacson a quell'ora avrà sicuramente svegliato metà paese. Quindi ci stavamo sentendo super in imbarazzo. E per di più non gli è bastato salutarci una volta e basta. Ragazzi, scappiamo. Sballometro troppo alto. E dopo la fuga abbiamo scoperto perché non c'era un'anima viva nel paese. Infatti tutti quanti erano riuniti all'evento cardine del paese, allo sballo più potente di tutti, la briscolata suprema. Beh, noi in un modo o nell'altro lo sballo ce lo siamo procurati. Secondo me per la giornata di oggi faremo così. Ognuno di noi avrà una proposta e poi sarà la moneta a scegliere quale andremo a fare. Cioè, tipo, dove andare. Esatto. Sentiamo la tua proposta. Io oggi vorrei andare a Mirabilandia. Ci sta. Mirabilandia. Sentiamo. Ragazzi, come sapete, io sono appassionato di montagne. Quindi io propongo la pietra di Bismantova. Una montagna molto particolare qua sugli Appennini. Secondo me potremmo andare al safari di Ravenna. Al safari di Ravenna? C'è un safari? Un safari. Allora, il safari e Mirabilandia mi ispirano. Bismantova non lo so. Adesso faremo roteare la moneta così e in base a dove punterà il nord faremo quell'attività. Oh, cos'è? Ah, questo è safari. Questo è safari per tipo un centimetro. Quanto ci vuole? Due ore. Ma soprattutto che belve ci sono. Non lo so, io non ho mai fatto il safari con l'auto. Ah, con l'auto. Eh sì, vai con l'auto in mezzo ai leoni. Cioè, con la tua macchina. Devo dire che il safari è meglio di Bismanto. Oh. Andremo a vedere i leoni, ragazzi. Visita il safari con la tua auto. Ah. Parcheggia la tua auto. La domanda è, cioè, se qua c'è il parcheggio dell'auto, ci sono due modalità di visita del safari. E sai cosa vuol dire che ci sono due modalità di visita del safari? No. Che non possiamo scegliere noi come visitare il safari. Oddio. Ah. Ok, quindi dobbiamo decidere se andare con la nostra macchina o se usarne una loro. Bussola, facciamo il safari con la nostra macchina. Spirale, invece la parcheggiamo. Spirale. Quindi dobbiamo parcheggiare e andare a vedere cosa c'è. Ma siamo sicuri che bisogna andare verso di qua? Ingresso veicoli elettrici. Forse si possono prendere i veicoli elettrici sul serio? Ah, vedi che stanno uscendo da lì? Sono tipo delle gabbie. Che figo. Mettiamoci la guida. Eccoci qua. Allora, siamo ingabbiati finché non usciamo. Attenzione, siamo quindi partiti. Siamo un po' strettini qua. No, ma guarda gli struzzi come beccano. No. Gli animali stanno aggredendo le macchine. Ecco, ha capito che stavo parlando di lui. Oddio, ci sta guardando. Oddio. Oddio. E chi vuole i soldi? Vuole i soldi. Vuole i soldi. Oddio mio. Vuole beccarmi. Cominciamo bene. Ci sono le zebre. Beccati sta zebra. Sta arrivando. Asinello. Asinello. Chi che asinello? Che asinello? Non sono mai stato così vicino a un animale. Sto dicendo. La zebra sta cagando, ragazzi, la zebra sta cagando. Guarda l'intrattenimento. Ma noi possiamo metterle ste immagini su YouTube? Beh, tecnicamente stiamo mostrando. Ma infatti è divulgazione scientifica. Esatto, Joe Pop trema. Non ho mai avuto la faccia così vicino a una zebra. Guarda il zebrino. Ti rendi conto? Non ho mai avuto la faccia così vicino a un culo di una zebra. È grande sto parco comunque. Ma che boh, ma che animali sono? Questo fa palestra, butei. Ciao bestia, com'è? Quello è un bell'uccello. Stiamo studiare almeno i nomi degli animali. Cioè, che c***o è quella roba? Oh, ci sono i leoni adesso. Seriamente il loro intrattenimento è una boa. Le tigri. Guarda le boe qua come sono messe. Madonna santa. Sta venendo qua. Si sta avvicinando a noi, eh. Ragazzi, no, io me ne vado. Cioè, voi ci state pensando che fra noi e le tigri c'è 2 mm di metallo. Figo, che figo. Sta avvicinando un po'. Oddio ragazzi, si sta avvicinando. Oddio. Per un momento mi sono cagato addosso. Sì. Siccome siamo vicino a Ravenna, cogliamo l'occasione per andare nella città. Ma il dove andremo effettivamente lo sceglierà la moneta con questa mappa qui. Attenzione. Oddio.
Ma c'è periferia più estrema, ci ha preso. Vabbè, ma c'era tutto il centro qua, c'è, bello, dobbiamo andare qui, in quest'angolo. Via San Pier Damiano. Ragazzi, la carta è importante nella vita. Proprio per questo, nel link in descrizione c'è il nostro libro. Non appena arrivati in via San Pier Damiano abbiamo visto che c'era un bel parco e appena siamo entrati a Nicole è venuta in mente una delle sue favolose idee. Vecchio, vedo una giostra dei cavalli. Secondo te la moneta vuole farti divertire sulla giostra? Quindi abbiamo lanciato la moneta e ovviamente dovevo andarci io. Inutile dire che il mio livello di imbarazzo è salito alle stelle. Non ci credo. Ciao. Buongiorno. Quanto costa un giro? 1,50 euro. Ok, prendo un biglietto. Bambina. No, per me. Oh, mamma. Ma non puoi andare sul cavallo. Perché non sul cavallo? No, perché rompi, sei pesante, perché pesi. Ah, ok. Penso che prenderò la carrozza da principessa, grazie. Da solo, ragazzi. Totalmente da solo. Quanti anni hai? Ne ho 20. Questa cosa mi fa molto più ridere del dovuto. Sono letteralmente l'unico in tutta la giostra che cringe. E dopo aver terminato quel giro imbarazzantissimo, c'era solo una cosa che volevo che facessimo. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Mi ha dato del ciccione. Del ciccione? Mi ha detto che non potevo salire sui cavalli perché peso troppo. Ma come? Cioè, le faccio, vorrei un biglietto, grazie. Ah, ok, bambino o bambina? Ero lì. No, no, per me. Dopo questi livelli di adrenalina troppo elevati per i miei standard, potremmo pensare a cosa fare a cena. Ok. E mi è venuto in mente che la moneta potrebbe scegliere tra una buona lasagna con ragù bolognese. Ok. O una fiorentina a Firenze. Sì, però noi siamo a Ravenna. Vabbè. Bussola fiorentina, spirale lasagna bolognese. Ti prego, fai che sia la lasagna. Momento della verità. Lasagna bolognese. Oh, grazie. Io volevo mangiare una fiorentina, ma è troppo distante. Ok. Come potete vedere, siamo arrivati a Bologna e adesso dobbiamo mangiare la lasagna bolognese. Ho trovato proprio una lasagna alla bolognese, come vuole la tradizione, con la pasta verde. Pasta verde? Ma infatti, sì. Ma cosa stai dicendo? La pasta all'uomo verde. Boh, me l'ha detto ChatGPT, non so come sia affidabile. Sì, ciao. Qua bisogna prenotare, ragazzi. Non avendo prenotato, abbiamo aspettato quasi un'ora in fila per mangiare questa famosa lasagna verde. Che però, devo dire, era molto molto buona. Talmente buona da dare l'ispirazione a David. Io ho un'idea per domani. L'idea incredibile è quella, attenzione signore e signore, di utilizzare un treno. E come scegli il treno? Questo ce lo dirà la moneta. E se andassimo tipo per esclusione? Cioè scegli spirale, treno regionale, bussola, treno ad alta velocità. Vai. Spirale regionale. Regionale. Ok. Codice pari bussola, codice dispari spirale. Bussola pari. Ok. Quanti ce ne sono pari là? Vedo un treno per Poggiorusco, Ferrara. E basta. Bussola, Poggiorusco, spirale, Ferrara. Ok, vai. Ferrara. Io volevo vedere Poggiorusco. Sembra un bel treno regionale però. A due piani, ragazzi. Cioè, cioè a due piani. Poi questo è lusso. Come si fa a scegliere? Facciamo tipo ruotare la moneta. Ok. E in base a quanti secondi tipo gira, quel numero è il numero di fermata. Se gira 5 secondi facciamo 5 fermate. Ok. 3, 2, 1, via. Che schifo di lancio. 2,25. Dobbiamo fare due fermate. Potevo fare un lancio migliore. E dopo due fermate siamo arrivati a Castelmaggiore. Cioè, capito ragazzi? Cosa dovremmo fare qua? Vediamo cosa ha da offrirci Castelmaggiore. Proviamo a vedere su Maps se c'è qualcosa. Allora, se cerchiamo attrazioni. Parco, 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 parco. Il sasso. Cioè, seriamente, una delle attrazioni è un sasso. Quanto dista sto sasso? Un'ora. No, a piedi. No. Bussola, dobbiamo andare a raggiungere il sasso. Spirale, invece, cerchiamo altro nei dintorni. Bussola! No! Bussola! Lo sapevo! No. Che la camminata abbia inizio. Abbiamo scoperto cosa c'è di speciale qua oltre al sasso. Cosa c'è? Specialità castrato! No! Grandi ragazzi! Ah, moneta per chi dei due viene castrato. No, no. Dai ragazzi, mancano solo 52 minuti. E come era prevedibile, i 52 minuti segnati da Maps si sono trasformati in realtà in quasi due ore di camminata in mezzo ai campi e alla nebbia della pianura. Fino a che... Lo vedo! È là in fondo!
Davvero? È lì. Pazzesco, ragazzi, eccolo lì. È quello. La sacra pietra. Signore e signore, la sacra pietra. Vabbè, qua sulla pietra ognuno di noi dovrà dire una proposta e la moneta sceglierà. Ok. Secondo me potremmo cercare un bel geocaching da fare. Ok. Nicola, sentiamo la tua proposta. No, oggi ho voglia di un po' di brivido. Quindi io propongo di andare coi go-kart. Ok. Ok, interessante. Okay. Geocaching, go-kart. Io propongo di andare nel labirinto più grande del mondo. What? Dov'è? È a Parma. Oh, oh! Go-kart! Ma quindi dov'è sto go-kart? Ah, io non ho idea di dove sia. Ma come non hai idea di dove sia? Allora, l'idea era, avete voglia di fare qualcosa? Io avevo voglia di fare go-kart, ma non ho detto che sapessi dove fosse. Ma cosa hai fatto? Kart, mica c'è questo, ma è proprio un go-kart puzzaculo. Cioè. Quindi, per seguire il volere della moneta e di Nicola, abbiamo preso un taxi per tornare alla nostra macchina, così da dire dirigerci nei meandri più sperduti della pianura padana per finire dopo ore in quella che doveva essere l'unica pista di go-kart aperta nella zona. Ma ragazzi, è vuoto, è chiuso. Proviamo a chiedere. Salve, scusi se la disturbo, lei sa se è aperto il go-kart? No, appena chiuso. Ah, appena chiuso? Perché non c'è nessuno. Ok, ok, grazie, arrivederci. Cosa ha detto? Ha detto che è chiuso perché non c'era nessuno. Dai. La moneta sapeva che Nicola avrebbe fatto una proposta di Ho un'idea, ho un'idea. Facciamo tutti quanti una proposta, tranne Nicola. Siccome siamo in mezzo al nulla, sta piovendo, andiamo al cinema. Volendo, la moneta potrebbe scegliere il film che andremo a vedere. Quindi siamo andati a far scegliere alla moneta quale film dovessimo andare a vedere. E per farlo ci siamo basati su quanti secondi ruotava la moneta su se stessa. Fatalità, c'erano 12 film ed è uscito proprio il 12esimo, ovvero Killers of the Flower Moon. Durata 3 ore e mezza. No, no. E come se non bastasse, tra i posti in ultima fila e quelli in prima fila, la moneta ha scelto ovviamente quelli più scomodi. No, prima fila. Cioè 3 ore e mezza in prima fila. Inutile dirmi che il nostro collo dopo quasi 4 ore in questa posizione stava per collassare. Ma, oltretutto, appena usciti dal cinema stava diluviando di brutto. No, non c'è neanche l'ombrello. E dopo esserci inzuppati per bene dovevamo pensare a dove dormire quella sera. Quindi siamo entrati in macchina, abbiamo iniziato a cercare un bel hotel e un hotel terribile, tra cui la moneta avrebbe dovuto scegliere. Dio santo, questo, manco al 5 arriva, 4.9. Che valutazioni terribili. Tutte quante tutte rosse. Cosa? Senti sta recensione. L'unico modo per rendere il bagno pulito è la demolizione e la ricostruzione. La stanza puzzava molto. Il frigo era sporco con insetti morti dentro. Madonna santa. Bene, abbiamo trovato il candidato schifoso. Ok, poi alternativa buona. Vabbè, decente c'è. Vabbè, ok. Hotel brutto, spirale. Hotel bello, bussola. Ok, vai. Speriamo nella bussola. Oggi non ci va bene, ragazzi. Cioè, guarda dove, guarda. No, ragazzi, adesso guardate dove siamo, in una macchina appannata con la pioggia, dopo aver visto 4 ore di film in prima fila col collo distrutto. Non c'è, cioè, inaccettabile. Io scommetto quello che vuoi che arriviamo. Lei dicono, non c'è la prenotazione. Cosa ridi? La pulizia lascia desiderare, la gentilezza della proprietaria come un cazzotto in c'è anche il personale. No, ragazzi. Dai, andiamo. Dio mio, ma cos'è? Quindi è questo? È questo qua, è questo qua. Siamo arrivati. Speriamo bene, speriamo ci facciano entrare. Bisogna suonare al citofono. Vai. Hai cercato la porta, c'è aperto. Ah, ok, okay. Grazie. Buonasera. Ragazzi, vi può lasciare mezzanotte stare là. Se ti cercate la porta, neanche non era chiusa. Ma perché c'era scritto di suonare. Ha ragione, ha ragione. Buonasera. Buonasera. Noi abbiamo prenotato a nome Alessandrini. Alessandrini, non credo. No. E dopo decine di minuti a spiegare che la nostra prenotazione era stata effettuata su Booking mezz'ora prima, finalmente la cortese signora ci ha portati davanti alla porta della nostra favolosa camera. Ma cos'è sta roba? Ma c'è anche dentro qui, ma che cacchio? Beh, va bene. Il letto c'è. Vediamo il bagno.
Qui c'è il bagno? Oddio, che stretto. È sporco. Madonna, ragazzi. No, no, no. Non c'è la carta igienica. Ma no, ragazzi. Voglio vedere la tua camera. Cos'hai? Cioè, fa proprio ridere quando la apri, guardi. Vecchio, non fa ridere, sta roba fa paura. Cioè, fa paura. Non fa ridere. Fa schianissimo. No, no. Beh, ma, vai a vedere cosa c'è là dietro nell'angolo. Dopo aver passato la notte in questo accogliente albergo, il mattino successivo era tempo di andare nel luogo dove la moneta avrebbe fatto la sua prossima scelta. Allora, visto che oggi è Halloween, abbiamo pensato di fare qualcosa in tema. Quindi stiamo andando in un negozio che vende costumi. Eccoci qua, ragazzi. L'obiettivo era infatti far scegliere la moneta come avremmo dovuto vestirci. E parlando con il commesso ci ha suggerito di andare a vedere un costume di Doctor Strange molto realistico e dettagliato. Questo mi fa troppo ridere. Facciamo che scegli te qual è il tuo costume, di conseguenza quello che resta è mio. Sì. Ok. Se esce spirale, devo mettermi questo costume qua da Doctor Strange. Se esce bussola, mi metto quello da Joker. Devi metterti Doctor Strange. Quindi tu Joker. Ma quindi io mi devo anche truccare, però. Ed eccoci qua, pronti a conquistare l'Halloween. Ma sappiate che non siamo gli unici a essere vestiti. Infatti qua dietro anche Nicola si è provvisto di... costume più pauroso della storia, ragazzi. Io direi... Andiamo alla festa! Sembriamo tre, mettiamolo prima. Adesso, siccome siamo in tema Halloween, è giunto anche il momento di fare un'attività in tema Halloween. La moneta dovrà scegliere tra il museo delle torture... oppure il museo dei vampiri e dei licantropi. Busso la tortura. Vecchio, il museo delle torture. Nessuno lascia recensioni negative, perché sennò. Quindi dobbiamo andare a San Marino. Fino a San Marino. Ma vecchio, ma non ci fanno passare al confine così? Come no? Effettivamente io qua mi faccio i problemi. Cioè, sono un mago. Non riesco a tenere chiusa la mia tunica! Questi capelli mi si appiccicano in faccia con sto trucco! C'è un vento della Madonna! Secondo me abbiamo una cattiva influenza noi su Nicola. Guarda come l'abbiamo ridotto! Non si può, non si può! Ma volete che faccia smettere il vento o lo faccio aumentare? Lo aumento! Vado! Oh, Dio mio! Doctor Strange non ha paura di nulla! Certo che arrivare a sto museo è proprio una tortura! Sono un pagliaccio pazzo! Eccolo qua, siamo arrivati, ragazzi! Tu sei tematizzato bene, guarda com'è! Io sono tematizzato molto bene, beccati questo! La visita nel museo ci ha fatto capire che non eravamo in un posto tanto allegro. Infatti era pieno di personaggi gialli, molto inquietanti. E c'erano pure dei suoi sosia in metallo, ancora peggiori. Quindi siamo usciti quasi subito per fare una nuova scelta con la moneta, ma il vento di San Marino stava diventando per me insopportabile. Info point, cerchiamo una mappa. Facciamo così. Lancio la moneta, così, la faccio girare, la prendo... e la metto qua e vediamo dove indica e andiamo lì. Cioè, hai capito il concetto? No, non capisco nulla. Che vuoi che capisca? Ero contento di avere Joker come costume, si è rivelato una merda. Decidiamo a caso dove andare. Faccio girare la moneta, la prendo, boom. Dobbiamo andare qui al numero 20. Cos'è? Chiesa e convento di San Francesco. E noi dove si... dove andiamo... siamo adesso? Andiamo a vedere cos'è. Ma dove siamo noi adesso? Che non capisco un cazzo. Ecco perché Joker è impazzito. Serio. Dopo esserci diretti alla chiesa e aver scoperto che era chiusa ai visitatori, abbiamo preso la macchina così da andare a fare la spesa per la cena, siccome ormai si era fatta una certa. Allora, ragazzi, siamo devastati. Dobbiamo pensare a cosa mangiare. Scegliamo una cosa che vorremmo, poi la moneta dice sì o no. Se no, devi prendere l'opposto di quella cosa lì. Cos'è che vorrei? Tipo, un bel pezzo di carne? Sì. Oppure... cioè, che a noi non ci piacciono per nulla delle zucchine grigliate. No, cioè, vabbè, tipo adesso... verdura grigliata. Cioè, spirale, verdure, busso la carne. Sì!
Sì. Davide in questo momento è andato a prendere il carrellino per fare la spesa e io direi che in sua assenza possiamo fare una scelta incredibile. Come vediamo qua abbiamo un hamburger bello grosso e qua abbiamo degli hamburgerini piccolissimi. Quindi io direi che uno dei due si becca l'hamburgerone gigante e l'altro l'hamburger piccolo. Spirale mini burger io, bussola mini burger David. Spero esca bussola. Ti prego dimmi che bussola. Sì, sì. Ovviamente David non appena ha preso la notizia non era affatto contento. Io sono denutrito ragazzi, guardate, non si può. Poi per scegliere gli ingredienti da mettere dentro l'hamburger abbiamo chiesto di nuovo la moneta e l'abbinamento che è uscito non era proprio dei migliori. Banana, banana e ketchup, dai. E a questo punto ci è venuto in mente di farle fare un'altra scelta ancora, ovvero dove avremmo dovuto cucinare questi hamburger. Spirale, cuciniamo per strada. Bussola, torniamo a casa. Io spero vivamente di andare a casa. No, no. Ma cosa vuol dire cuciniamo per strada? Cioè che non possiamo tornare a casa? Cioè dobbiamo prendere tipo i fornelli. Ma è Halloween poi, ci sarà la gente, ci picchiano. Ma cosa c'è? Scusa, che... Allora, qua è il nostro salvavita. Io non ho mai cucinato con ste robe. Tu invece sì, no? Siccome Nicola, da bravo montanaro, ha già usato più volte questi fornelletti a gas, ci siamo completamente affidati a lui. Questo qua va bene, cioè questo è il fornetto della Campignaz. E dopo aver preso tutto l'occorrente siamo saliti in macchina e ci siamo diretti verso la nostra splendida cucina, ovvero un parcheggio abbandonato. Perfetto. Perfetto, niente. Secondo me dobbiamo stare qua vicino all'auto perché c'è vento. No, vabbè, c'è troppo freddo. Ma cosa vuoi che ripari? Ma come? No, ma noi abbiamo... Ma noi non abbiamo ne... le posate, non abbiamo forno. Le posate adesso, vecchio, sei qua. Cioè, ti preoccupi delle posate. Dai, Joker, tornatene nelle pugne. Come funziona? Bisogna solo metterla sopra? Ah, metti e gira, fine. Metti e gira? Metti e gira. No, ragazzi. La dimensione è sbagliatissima. Cosa? No, ragazzi. Noi ci siamo fidati. Ma possiamo guardare le istruzioni di quel coso lì? Dai, c'è il vento! Questo è come si è ridotto di F. Ragazzi, mettete un like al video. Comprate il libro! Ah, no, guarda. Questo va qua, così. Ah! Qua. Ah, è la dimensione giusta. Non ci va sopra sta roba. E non va bene, è della dimensione sbagliata. Come fa? Cioè, scusa Nico. Esperto. Dai, esperto, aiutalo. Non ci entra in nessun modo. Cioè, vuol dire che aveva l'attacco diverso questo? No, ragazzi, non si accende neanche questo. Cosa? Non va il fuoco. Dai, non può. C***o, sto rumore. C'è gente che vengono a picchiarci. No? Non è la bombola giusta? Nicola, io te l'avevo chiesto. È a Campignat, la marca la stessa. Vecchio, sembri sempre più Joker davvero. Ah, aspetta. No, è carne. Se riusciamo a trovare una griglia, spero di fare un fuoco. Sì, ho capito, ma non va neanche l'accendino. Non mi l'accendino di merda hai comprato! Quello che mi hai consigliato tu è... No, no, l'accendino no! Non voglio responsabilità sull'accendino! Vogliamo ricordare chi ha detto... No, no, là in fondo li ho già presi io! Allora, riguarderemo questa clip. No, in zona barbecue li ho già presi. No, ragazzi, entriamo in macchina, c'è troppo freddo, cazzo! Chiudiamo. Se la cuciniamo così? Cioè, con la fiamma? Se cuciniamola così? Ma basta! Io non vedo alternative. La mia ce la fai. La tua no? Tu vuoi fare il tuo bistecozzo così con quello. Quindi in realtà è andata bene a David. Vabbè, dai, proviamoci. Questa è tartar. Si può mangiare cruda. Affari tuoi, vecchio! No! Alla fine qualcuno è rimasto fregato. No! Te, Fred, cosa fai? Io cucino con questo fiammifero. No, ma non abbiamo neanche da tagliare i panini. Ma dai! Guarda come sono messo io, taci! Beccati sta tartar, vecchio. Vecchio, beccati sto hamburger. Io non vorrei mai ritrovare la notte di Halloween questa scena in un parcheggio abbandonato. Ketchup e banane. Che schifo. Guardate qui. Tac. E il mio panino è pronto. Io non ci credo che sto hamburgerozzo sia ritorto contro di me. Terribile. Terribile. Ma come, non è il piatto del futuro? No. Hamburger banano. Piuttosto che essere messo come quello lì, però è molto meglio. Sono tutti contro di me, tutti. La moneta, mio fratello, tutti. Nessuno mi capisce.
nessuno. Siccome è impossibile che riesco a cucinare tutto questo hamburger, qua mi prendo la mia bella fetta. Vuoi cucinare tutto quel pezzo? Oh, senti quanto vino. La punta secondo me promette bene tra poco. Oh, fammi vedere, secondo me è cotto. Ragazzi, guardate qua. Diciamo che è mangiabile. È mangiabile. Sì, sì. Una banana lì, una qua, sì. Dai, è il pezzo di carne. Sì, sì, ragazzi. Madonna, è famelico. Com'è? Buonissimo. Che schifo, ti stai mangiando un po' di parrucca anche. Questa io la chiamo sopravvivenza. Cosa facciamo la sera di Halloween? La sera di Halloween o si fa dolcetto scherzetto o si va a una festa di Halloween. Busso alla festa di Halloween, spirale, dolcetto scherzetto. Sì. Spirale, dolcetto scherzetto. Mi sta chiamando il papà. Pronto? Ma voi dove siete? Tu dove sei? A casa. Noi adesso non sappiamo cosa facciamo. Non si sa. Ok, va bene. Adesso magari vado giù un attimo. Adesso vedo. Va bene, okay. Ciao. Ha detto che va giù in paese. Secondo me potremmo fare un dolcetto scherzetto molto originale. È destino che è venuto fuori dolcetto scherzetto e mi ha chiamato il papà. Sì. Andiamo. Destino. La moneta. Ok, allora secondo me il nostro piano è adesso andare a casa, provare a vedere se è ancora dentro casa e se è dentro casa aspettiamo che esca per andare giù in paese e gli facciamo prendere paura. O se no, metti caso è già andato giù in paese, lo aspettiamo che torna a casa. Tu tieni d'occhio se esce. È uscito. No, come è uscito? È uscito di casa? È uscito di casa ora. No. Si è accorto però che c'era la videocamera accesa. Secondo me sta iniziando a sospettare qualcosa. Ok, siamo arrivati a casa e il nostro papà non c'è. Secondo me entriamo. Occhio a non lasciare tracce. Siamo entrati dentro casa e il nostro papà adesso non c'è, quindi quando tornerà aprirà la porta e noi gli urleremo un dolcetto scherzetto potentissimo in faccia. Bello! Sono proprio spaventato. E adesso? Adesso è venuto il momento di dormire, ragazzi. La moneta. Questa è la moneta del libro. La moneta del libro. Spirale, dormiamo in tenda. Bussola, dormiamo in un letto. Ma effettivamente tu sai che il 26 novembre noi andiamo in Piazza Duomo a fare un firmacopia? No. Pensa, loro sapevano prima di te che noi il 26 novembre siamo a firmare le copie del libro in anteprima. Non c'è rispetto dei papà. Però tranquillo, se non riesci ad esserci il 26, il 28 esce in tutte le librerie d'Italia. Quindi il 28? Il 28 vado a comprare il libro. Quindi spirale, tenda, bussola, dormiamo a casa. Uno, due, tre. Anche tu non sei in grado di lanciare le monete comunque. Sei uscito? Dai! Bussola! Sì. Io volevo la tenda. Io ho un'idea per domani. Sushi o pizza del distributore? Del distributore automatico? Sì. Sushi! Sto giro, invitiamo anche il papà. Cosa stai facendo in questo momento? Sto guardando come mettere a posto il torcicollo. Mamma mia! Proprio un cinquantenne al sushi! Ma che? Ma questo è già 70 anni, compiuti! Questa è una mega alga, questa qua! Non vuoi la mega alga? No! Ma tu sai che non puoi decidere questa cosa? Perché? Perché lo sceglierà la moneta! Ah, mega alga! Bussola la prendi e la mangi, spirale non la prendi e sei fortunato! Mamma mia, Madonna, che la mangi. Vediamo a vedere. Bussola, la prendi e la mangi. Purtroppo ci sono state un po' di difficoltà nell'utilizzo delle bacchette e non penso che il nostro papà abbia capito bene come mangiare il sushi. Però dopo un po' finalmente è arrivata la tua alga. Ma basta, pizza robe. Madonna. Com'è l'algozza? Sembra mangiare gelatina. Ma qual è il problema? Il riso? Tutto. Dopo è arrivato la fase in cui ha ordinato troppo e non riesce più a finire. Esatto. Bene ragazzi, le 100 ore finiscono qua. La moneta ci ha fatto fare un bel po' di avventure, esattamente come nel nostro libro La moneta dei mondi. Vi ricordiamo che il 26 novembre saremo al Mondadori Store in Piazza Duomo a Milano a firmare le copie di tutte le persone che si presenteranno. Se per caso non potrete esserci, sappiate che già da oggi è disponibile in preordine il libro su Amazon. Vi lasciamo il link sotto in descrizione o un codice QR sulla faccia di Fred. Perfetto, come al solito. Dal 28
novembre sarà disponibile in tutta Italia, in tutte le librerie. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!